L'idea di un parcheggio multipiano nell'area della stazione ferroviaria diventa realtà. Il 12 gennaio a Roma è stato sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla presenza del vice ministro Edoardo Rixi, dell'amministratore delegato di FS Luigi Ferraris e del consigliere regionale Sandro Garibaldi, un protocollo d'intesa per la realizzazione in compartecipazione del parcheggio multipiano interrato sull'area di proprietà del gruppo FS Italiane. Un'area di circa 3.300 metri quadrati, dove attualmente sono presenti un piazzale e un ex magazzino merci. Il protocollo d'intesa è stato firmato dal sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e da Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, gruppo Ferrovie dello Stato. Già nel corrente mese avranno inizio le riunioni operative per l'avvio del progetto. Un accordo che avvia la collaborazione in partenariato tra Ferrovie dello Stato e Comune di Santa Margherita per realizzare un'opera attesa veramente da decenni e molto importante per il nostro comune, che è il parcheggio multipiano nell'area della stazione. Un'opera che ci consentirà di gestire in maniera completamente nuova la viabilità cittadina. E questo rendendo disponibili un numero di parcheggi ingenti e importanti per l'accoglienza, ma anche ripensando la qualità di vita e l'ecosostenibilità della nostra città a beneficio di cittadini e ospiti. Un bilancio che tiene conto dell'aumento dei costi legati all'energia e al conflitto in Ucraina, quantificabili in circa 1 milione di euro, ma che riesce a non aumentare le tasse ai cittadini conservando la stessa qualità dei servizi. Questo in sintesi il lavoro dell'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, in particolare dell'assessore al bilancio Valerio Costa e dagli uffici comunali, svolto nella compilazione del DUP, documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione dell'ente, approvati in consiglio comunale con i soli voti della maggioranza. È un bilancio che ricalca grosso modo le misure principali sui servizi ai cittadini che avevamo già approntato negli anni precedenti e nonostante i rincari dovuti alla situazione energetica e a varie situazioni collegate, siamo riusciti a mantenere un elevato standard di servizio nei confronti dei cittadini senza aumentare la pressione fiscale e ritoccando solamente alcune tariffe su determinati servizi commerciali che ci hanno permesso, insieme a una razionalizzazione dei costi, di ricucire una differenza che si era espressa all'inizio della redazione del bilancio, che ammontava circa 1 milione di euro tra squilibrio tra entrate ed uscite. Salvo eventuali interventi normativi in materia e o auspicabili proroghe ulteriori delle concessioni in essere da parte del legislatore, in vista della prossima scadenza al 31 dicembre 2023, è stato deliberato dalla Giunta Comunale un importante atto di indirizzo circa l'affidamento delle concessioni demaniali cittadine, che ha come obiettivo, in coerenza con la normativa italiana ed europea, quello di dare stabilità e certezza di rapporti giuridici agli operatori. Tale affidamento avverrà secondo un procedimento che privilegia per la selezione degli assegnatari alcuni concreti e specifici criteri assunti dall'amministrazione come fondamentali per Santa Margherita Ligure e per il suo territorio, anziché tramite mera asta pubblica improntata solo ed esclusivamente all'offerta economica a rialzo. Restyling in vista per il campo sportivo Broccardi. Entro il 2023 sarà rifatto ex novo il manto di erba sintetica del complesso di Via Garibotti. L'amministrazione di Santa Margherita Ligure ha approvato il progetto da circa 350.000 euro. I lavori si svolgeranno durante lo stop delle attività sportive.